Un posto al sole anticipazioni. Trama puntate dal 22 al 26 maggio 2023. Ida rivuole suo figlio. Lunedì, 22 maggio 2023. Roberto non fa che affezionarsi sempre più al piccolo Tommaso che crede essere suo figlio. Nel frattempo Ida, la vera madre del bambino, è sempre più pentita di aver dato via il suo piccino. Per questo motivo la sua presenza a Napoli rischia di stravolgere, da un momento all'altro, la vita di Lara Martinelli nonché quella di Ferri. Speranza sottovaluta che Micaela possa realmente riuscire a conquistare il cuore di Samuel, sempre più insoddisfatto della sua relazione. Mariella lancia un sonoro avvertimento alla nipote, chiedendole di non abbassare la guardia e di fare tutto il possibile per conferire slancio alla sua storia d'amore. Il cuoco del vulcano, però, è sempre più affascinato dai modi di fare della Cirillo e, in particolare, dalla sua intraprendenza. Speranza, invece, si getta a capofitto nello studio, trascurando il suo compagno. Martedì, 23 maggio 2023. Giulia non si lascia piegare dai ricatti e dalle minacce di Edoardo Sabbiese e dai suoi uomini. L'uomo sta acquistando sempre più potere in quartiere. Intanto, le malefatte del criminale si moltiplicano. E le sue azioni sconsiderate avranno dei risvolti molto negativi per la sicurezza di una donna in particolare. Lara è sempre più nel panico a causa delle richieste di Ida, che non fa che mandare all'aria tutti i suoi piani proprio adesso che è riuscita ad allontanare Marina da Roberto. La Giordano è davvero andata via? Oppure sta compiendo delle indagini top secret? Speranza chiede un chiarimento a Micaela. Purtroppo, cade involontariamente nel tranello da lei organizzato. E il tutto, a discapito di Samuel. Mariella Altieri è in tensione per la nipote e non sa più che fare per metterla al riparo dalla imminente delusione sentimentale. Mercoledì, 24 maggio 2023. Sicura del fatto che Edoardo Sabbiese abbia picchiato Imma, Giulia decide di affrontarlo pubblicamente con coraggio e determinazione. Nel frattempo, Luca De Santis si prepara al rientro a Napoli, pronto ad assumere ufficialmente il ruolo di primario al San Filippo. Ornella come reagirà di fronte alla novità? Samuel ammette di essere rimasto molto deluso dalla considerazione di Speranza sul suo talento musicale. E ciò lo avvicina pericolosamente a Micaela che sembra aver fatto breccia nel suo cuore. Nonostante l'amarezza, il ragazzo preferisce comunque non affrontare la fidanzata sull'argomento. La freddezza tra i due regna sovrana. Ci sarà modo di riparare? Alberto soffre a causa della distanza imposta da Clara. L'uomo, dopo il suo allontanamento, è molto nervoso ed ha forti discussioni con tutti gli inquilini. Giovedì, 25 maggio 2023. Manca pochissimo all'attesissima crociera di Guido e Mariella. L'allegria generale viene letteralmente rovinata da un nuovo timor. Bice e Massaro potrebbero rovinare la vacanza tanto agognata. Ciò accadrà per davvero? Il trasferimento di Luca a Napoli subisce qualche piccolo imprevisto. Da parte di chi? Rosa Picariello riceve l'ennesimo sollecito da parte di Franco e Angela sul fatto di mettere in riga il fratellastro Edoardo. La situazione, anziché migliorare, potrebbe, però, assumere sfumature molto pericolose. Come prenderà Giulia l'avvertimento lanciato dai suoi cari a Rosa? Sabbiese andrà ancora di più su tutte le furie? Roberto nota che Lara è particolarmente nervosa. Non capisce bene cosa le stia succedendo. Ida continua a muovere forti pressioni. Cosa studierà la bionda Dark Lady per sbarazzarsi di lei? Venerdì, 26 maggio 2023. Guido e Mariella si godono finalmente la loro meritata vacanza in un clima di relax e di allegria. Ma l'imprevisto è sempre in agguato. Qualcuno o qualcosa rovinerà tutto, forse? Lara, felicissima, crede di essersi finalmente liberata della vera mamma di Tommaso. E recitando la parte della madre attenta e della moglie premurosa, continua a portare avanti con fierezza il suo piano per riavvicinarsi a Roberto. Ida, ad un tratto, torna a farsi sentire. La donna non ha affatto cambiato idea ed è pronta a riprendersi suo figlio, costi quel che costi. Nel frattempo, Nico si ritrova costretto a gestire una nuova e spiacevolissima situazione con Alberto Palladini a causa delle interferenze delle gemelle Cirillo.
Micaela, oltre a ciò, non smette di orbitare attorno a Samuel che non riesce ancora a confrontarsi con Speranza. Anticipazioni Un posto al sole. Prossime storyline. Marina e Ida alleate per mettere fuori dai giochi Lara Martinelli? L'ipotesi che circola in rete. C'è grande attesa per le prossime puntate di Un posto al sole, che catalizzeranno ancora una volta la nostra attenzione intorno al giallo di Lara Martinelli. Ma, come puntualizzano le nuove anteprime, questa settimana assisteremo a dei momenti imperdibili. Secondo voci non ancora confermate data la riservatezza degli spoiler, Marina potrebbe finalmente sconfiggere Lara alleandosi con Ida, una new entry misteriosa pronta ad inchiodare l'antagonista di fronte alle sue responsabilità. E non è finita qui. La nuova arrivata verrà, ad un certo punto, allontanata dalla nostra Dark Lady. Proprio quando Lara sarà ad un passo dalla vittoria, qualcosa rimetterà nuovamente tutto in discussione. Per lei, la situazione si farà, all'improvviso, molto complicata da sbrogliare, al punto da portarla a prendere una drastica decisione. Sempre secondo quanto serpeggia in rete, Ida potrebbe poi rintracciare Marina Giordano per proporle una solida alleanza. Presto se ne saprà di più. Ma, chi è Ida e cosa vuole da Lara? Anticipazioni Un posto al sole. La news entry Ida è la mamma del piccolo Tommaso. Il perfido piano di Lara Martinelli comincerà a scricchiolare nei nuovi appuntamenti di Un posto al sole in onda su Rai 3. Gli spoiler segnalano una grande svolta in arrivo. Come ben sappiamo, Lara si sta servendo del piccolo Tommaso, adottato illegalmente dopo aver perso la piccola creatura che portava in grembo, al fine di diventare a tutti gli effetti la nuova signora Ferri e mettere fuori dai giochi la sua rivale, Marina Giordano. Il piano peraltro sta procedendo alla grande visto che Roberto e la bionda imprenditrice sono arrivati a scambiarsi anche un bacio molto appassionato, mentre Marina, ormai stufa dei continui tentennamenti del marito, è arrivata a lasciare casa. Nei prossimi giorni, la Martinelli crederà di avere il suo ex in pugno. Ma sarà proprio quando penserà di avercela fatta che una persona misteriosa sbucherà dal nulla e comincerà a pedinarla. Poi, dopo qualche puntata, ecco la svolta. Questa persona, ovvero un nuovo personaggio femminile, le farà una inquietante telefonata. Guai in arrivo per la furba affarista, dunque. E ci chiediamo. La donna in questione chi è? Marina sotto mentite spoglie, forse? Oppure, la vera madre di Tommy? La risposta giusta, peraltro tanto sperata dal pubblico a casa, è quest'ultima. La vera mamma del bambino tornerà, procurando ansie e preoccupazioni alla Martinelli. Vedremo che la Dark Lady, agitatissima, cercherà di tenerla a bada, ma sarà tutto inutile. Anzi, ad un certo punto, si illuderà anche di essersene liberata. Invece la donna, di nome Ida, non avrà alcuna intenzione di farsi da parte e si presenterà al cospetto di Lara, determinata a riavere il suo piccino costi quel che costi. Al momento, le trame successive sono top secret. Ma, come specificato su, Ida potrebbe mettersi sulle tracce di Marina e chiederle di diventare sua partner per consegnare alla giustizia la loro comune nemica. In attesa di nuove news, vi annunciamo che il ruolo di Ida Colavenco verrà interpretato dall'attrice Marta Anna Borucinska, nata a Roma ma di madrelingua polacca, che già ha preso parte a diversi lavori teatrali e cinematografici. Non resta che seguire gli sviluppi di questa appassionante vicenda. Anticipazioni Un posto al sole. Luca e Giulia faranno coppia? Ornella inizierà ad avvertire qualcosa. Ad Un posto al sole, nei mesi scorsi, abbiamo rivisto il dottor Luca De Santis, lo storico personaggio interpretato da Luigi Di Fiore che, tra pochissimi giorni, subentrerà ad Ornella come primario presso l'ospedale dove lei lavora. Luca era arrivato a Napoli per comprendere meglio le eventuali prospettive di lavoro riguardanti il posto lasciato vacante dalla Bruni. Poi aveva lasciato di nuovo la città. Ritornato, il dottore è stato subito assunto e ciò ha innescato delle forti incomprensioni tra Ornella e Giulia. In altre parole, la dottoressa, nello scoprire che la sua più grande amica non le avesse confidato la novità su Luca, è rimasta molto male. Per fortuna, già nelle prossime puntate e grazie all'impegno di Raffaele, la Bruni e la Poggi riprenderanno pian piano a parlarsi. E ci chiediamo, Ornella inizierà ad avvertire anche qualcos'altro? Ed ovvero l'interesse sempre più forte di Giulia per Luca, per giunta suo passato amore?
Crediamo proprio di sì, visto che rumors estivi indicano che il medico, a poco, entrerà a pieno regime nella vita della nostra amata Poggi. E voi? Cosa ne pensate di questa nuova coppia? Ma ancora. Nei prossimi episodi, c'è ancora un altro aspetto da considerare. Come ben sapete, con l'uscita di scena del famigerato Lello Valsano, Edoardo Sabbiese è diventato il nuovo capoclan del quartiere. L'uomo sta minacciando e cercando di manipolare Giulia Poggi, la quale, prossimamente, non esiterà ad affrontarlo pubblicamente dopo aver fatto una gravissima scoperta su una povera donna da lui picchiata. Nella delicatissima Querelle interverranno anche Franco e Angela, che chiederanno alla sorellastra del malavitoso, Rosa Picariello, di dare un freno alle pretese dell'uomo. Il fatto che Luca, a breve, prenderà posto al San Filippo lascia presumere che, in qualche modo, qualcuno si farà del male. Le interazioni tra Giulia e il valente dottore avverranno anche in ambito ospedaliero? Per adesso navighiamo nel mare delle supposizioni. Ma, in una soap adrenalinica come Un posto al sole, non sono mai da escludere colpi di scena di tale portata. Anticipazioni Un posto al sole ed interviste. Valentina Pace svela il suo grande sogno. Un posto al sole, da oltre 26 anni, riesce di volta in volta a conquistare il suo pubblico con le sue vicende ed i suoi personaggi. Attualmente, sotto ai riflettori, è finito l'intrigo di Lara Martinelli, che non vede l'ora di riconquistare Ferri, sfruttando il piccolo Tommaso. Marina, giorno dopo giorno, vede il suo matrimonio sgretolarsi sempre più. Come andrà a finire? Lo si saprà tra pochissime puntate, ma, intanto, in attesa del gran finale, ecco che Valentina Pace, l'attrice che veste i panni della figlia della manager, ovvero Elena Giordano, ha rivelato in una intervista di essere pronta a fare ritorno a Napoli. Riagganciandoci alla storyline di inizio anno, quella riguardante le presunte violenze subite da Alice D'Annunzio, Elena ha ammesso di aver pianto lacrime vere durante le riprese delle scene in questione. Si è sentita emotivamente coinvolta e ciò l'ha portata a calarsi molto nella parte. Come ben ricorderete, Alice ha accusato il camarota di averla violentata solo perché non riusciva ad accettare il rifiuto. Grazie anche all'intervento di Elena, la verità è venuta a galla e la pergolesi ha poi fatto ammenda, decidendo di lasciare la città per ritornare a Londra. Per Valentina Pace, tornare sul set della serie dopo circa 4 anni di assenza è stato come fare ritorno in famiglia. È stata accolta con gioia e ciò lascia supporre che presto la si rivedrà in video. Forse aiuterà mamma Marina ad inchiodare finalmente Lara? Vedremo. La Giordano, come ben sapete, presto prenderà la decisione di lasciare Ferri e Napoli per ritornare temporaneamente a Londra. Ma, per molti fans della serie, le cose non andranno realmente così. La Giordano potrebbe nascondersi nelle vicinanze pronta a smascherare la sua antagonista ed intervenire nel momento opportuno. Presto emergerà il vero. Intanto, Valentina Pace, al termine della sua intervista, ha ammesso di non vedere l'ora di rientrare e che le piacerebbe tanto avere più spazio, con una storyline tutta sua. Il suo sogno nel cassetto? Oltre a continuare con Un posto al sole, vorrebbe tanto recitare in un film, magari in una pellicola di Ferzan Özpetek. Voi cosa ne pensate? La Giordano Junior si rifarà vedere? È tutto da scoprire. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.